Buongiorno a tutti, eccoci nella mia rubrica Ti rispondo, è una rubrica che a me piace molto perché mi interfaccio con voi, no? Quindi mi sembra di avervi tutti lì che mi state ascoltando. Oggi rispondo a Louise che mi ha scritto e mi ha chiesto, ma senti Chiara, ma per venire a fare un trattamento di kinesiologia io mi devo preparare in qualche modo, non lo so, devo indossare qualcosa di particolare, una tuta o piuttosto che una maglietta a maniche corte sotto, oppure devo avere un focus, mi devo concentrare su qualcosa, devo recitare qualche mantra, devo fare qua. Allora dunque, il discorso è questo. Intanto direi di venire tranquillissimamente, nel senso vestiti comodi sicuramente, perché siccome io vado a testare i muscoli, poi spesso magari vi metto sul lettino e vi testo tutti i muscoli del corpo. Se avete, non so, una gonna molto stretta oppure dei jeans troppo aderenti, eccetera, ci saranno determinati tipi di posizioni che io vi devo far assumere per testare i muscoli che magari vi potrebbero risultare un pochino scomode. Quindi l'abbigliamento sì, direi l'abbigliamento, un abbigliamento comodo va sempre bene, ma soprattutto un abbigliamento nel quale voi state bene, cioè vi sentite a vostro agio, vi sentite belli, vi sentite in comfort, ok? Perché già ci saranno altre cose, magari vi chiederò delle cose che vi possono magari far ricordare parti che non vi piacciono tanto, perché lì si viene per quello. E quindi il fatto di sentirvi a vostro agio secondo me è una cosa molto importante. Per quanto riguarda invece ripetere frasi, prepararsi cose, eccetera, non è necessario nulla, perché io vado a testare sul corpo quello che serve. Quindi il test muscolare ha una diciamo funzione bivalente, nel senso che serve a per andare a individuare che cosa io devo fare sul vostro sistema, ma anche per andare a risvegliare il vostro sistema su quali sono le sue necessità. Quindi facciamo che chiediamo direttamente a lui e si fa prima. Diverso è se siete già venuti a fare qualche trattamento, perché come le persone che vengono a me ben sanno, io spesso poi vi do da fare dei compiti a casa. Lui dice, mamma mia, devo già fare tante cose nella vita, ancora i compiti a casa della kinesiologa. Sì, perché? Perché facendo il compito a casa, quando io vi do il compito a casa da fare e chiedo al corpo se è necessario farlo, perché talvolta il corpo mi dice di no, ma tante volte quando io testo se è necessario fare un compito a casa, il corpo lo chiede. Perché? Perché vuol dire che per ancorare il risultato di quello che io ho fatto sul vostro corpo è necessario che voi vi prendiate la responsabilità ogni giorno, anche solo, che ne so, tanto lo testiamo, 30 secondi, un minuto, schiaccio questo punto di agopuntura, oppure prendo questo fiore di Bach, oppure visualizzo quel colore. O tante altre cose. Normalmente sono il compito a casa, fai riferimento sempre a cosa è successo nella seduta, perché mi serve per andare a consolidare, ad ancorare maggiormente quello che io ho fatto nella seduta per prepararvi per la seduta successiva. Spero, Luis, di averti risposto. Nel caso fosse, riscrivimi e ridirò qualcos'altro. Voglio stimolare tutti voi veramente a farmi domande, perché io mi diverto tantissimo. Domande attinenti ovviamente non alla mia vita personale, ma alla kinesiologia. Ma perché? C'è il vino che dice, ma questa tutte le volte non sa mai dove vado a parare io con sti video. Ma perché noi dobbiamo divertirci, lo dico sempre al vino, caro, che è lì che ridacchia dietro la telecamera. Comunque, scherzi a parte, fatemi domande, io risponderò. Vi ricordo di andare sul mio canale YouTube, di iscrivervi, così cliccando sulla campanellina vi verrà sempre quando io metterò video nuovi. E se avete voglia scrivetemi, se non avete voglia non importa, divertitevi, cercate di stare il meglio possibile. Questo è quello cui io auspico mettendo questi video, per cercare di alleggerire un po' il peso vostro quotidiano e allietarvi. Vi ringrazio quindi come sempre di avermi ascoltato e come sempre, sempre grazie.